cui non è una donna che anche per quanto riguarda il make-up vuole delle cose troppo strane o che comunque seguono un filone genericamente comune. Lei è abbastanza alternativa in tutto quello che fa ed è questo il suo lavoro. Io ho lavorato sulle trasparenze della pelle, per cui dando ovviamente un input, quindi un segnale come quella che è appunto l'essere interrelativo. Normalmente lavoro in questo modo, vado a fare una totale detersione della pelle, dopodiché mescolo dei fluidi idratanti con la crema idratante. Non vado a lavorare con il fondotinta a meno che non sia veramente un pizzico. Lavoriamo in tutte quelle che sono le zone di stanchezza con dei correttori, vengono spazzolate le sopracciglia con il gel trasparente. In questo caso abbiamo piegato leggermente le sopracciglia, nella parte superiore abbiamo messo del mascara che poi abbiamo ritolto con un brush pulito, per cui c'è solo un sentore, e andiamo a lavorare all'interno dell'occhio con una matita grigia. Fondamentalmente è un metti e togli. Quindi hai messo il mascara e poi e lo togli con un brush in modo che rimane appena appena l'alone fondamentalmente. Una matita grigia all'interno dell'occhio, perché comunque devo creare una struttura. Con questi colori fango e terra andiamo a creare delle ombre fino quasi a disegnare, e attenzione al come ve lo racconto, scusate, ho perso il mio pennello, qua. Fino a quasi andare ad enfatizzare la stanchezza, che qui non vuol dire le rendiamo brutte, anzi, una donna che è in giro nelle sue situazioni, nella sua vita, giustamente è una donna che vive anche il suo make up, non solo il suo abito, la sua borsa, la sua scarpa, e come tale in questo caso viene interpretato. Ciò non vuol dire abbruttire una donna, anzi ha sempre un che di mistero, e secondo me è affascinante uno sguardo che è carico anche di un'emozione, quindi vissuto. Io lo trovo a volte si lavora solo nella perfezione, ma la perfezione a volte è anche questo, cioè fare un qualcosa che non rispecchi i normali canoni a cui siamo abituati. E i visi che, soprattutto che i visi di Terrebantine hanno sempre un carattere rispetto a quelle che sono le bellezze standard. Per cui questa cosa io la enfatizzo, soprattutto in questa collezione, andando a tirare fuori quella che è la crudità di uno sguardo. Quindi lavoro con tutti questi fango, e avendo appunto lavorato con un mascara metto i togli e la matita grigia, tiri fuori lo sguardo ma lasci la crudità dei loro occhi. Viene accentuato lo sguardo, lo zigomo, con un fard che è di un colore molto neutro, quindi direi chiamiamolo taupe. Vado a lavorare nella parte alta della della struttura ossea, quindi vado ad amalgamare tutto questo fango, questi colori fango, questi brown, e anche usciranno tantissimo gli occhi, ma allo stesso tempo non ci sarà un vero dettaglio e il tutto risulterà molto armonico, perché comunque abbiamo un capello che ha un dettaglio che può ricordare un qualcosa di retro, e questa collezione che è molto lineare e allo stesso tempo un viso un po' vissuto, non necessariamente stanco. E le labbra poi saranno naturali, scusate mi sono anche un po' persa, e le labbra saranno naturali, viene applicato solo un color cinabbe, un color nudo, in questo modo proprio a dito, in modo che vado ad abbassare quello che è la pigmentazione naturale delle labbra, e lo scarico definitivamente con un filo di correttore sopra.